Gamescom 2014, Sony porta sullo show floor una demo giocabile di The Order che, dopo essersi mostrata a noi giornalisti alle 3, finalmente è a disposizione del pubblico. Le impressioni avute nel corso del nuovo playtest confermano sostanzialmente quelle che vi abbiamo già descritto nel corso della fiera losangelina. Il titolo è uno sparatutto in terza persona che purtroppo continua a mostrare moltissimo una linearità a volte disarmante. I lati positivi della produzione riguardano però la regia, i meccanismi narrativi e anche e soprattutto l'atmosfera e la componente tecnica. La Londra modellata dai ragazzi di Ready at Dawn è cupa e ispiratissima, e anche i modelli dei protagonisti, così come gli effetti speciali legati all'azione di gioco, sono veramente incredibili. Il colpo d'occhio è uno dei migliori mai visti e probabilmente, assieme a quello di Drive Club, si candida ad essere la grafica più incredibile vista su console next generation. Purtroppo la demo è molto breve e quindi è ancora presto per dare un giudizio definitivo su questa produzione. Ancora comunque sia, per noi restano alti e bassi. A fronte di tutti i lati positivi che vi abbiamo elencato, c'è infatti, oltre alla linearità di cui abbiamo già parlato, anche un'azione di gioco molto molto frammentata dalle moltissime cutscene. Bisogna dunque vedere ancora un po' come si evolverà la produzione firmata Ready at Dawn. Di certo si tratta di un'esclusiva PlayStation molto caratterizzante per la lineup, e quindi la terremo d'occhio e vi faremo sapere tutti gli aggiornamenti.